Ecco, buonasera, buonasera a tutti. Siamo a San Rocco ed è la processione in questo momento per ricordare Don Roberto Malgesini con le candele, 3 anni dopo, esattamente 3 anni dall'omicidio. Questi sono i fedeli che hanno partecipato alla messa che si è svolta proprio poco fa a San Rocco e adesso processione per raggiungere la chiesa di San Bartolomeo. Quindi ovviamente anche per voi è il momento di una preghiera per ricordare il sacerdote ucciso esattamente 3 anni fa qui in piazza San Rocco a Como. Tanti fedeli, come vedete, che stanno attraversando ora la Napoleona, la polizia locale che ha bloccato il traffico, una cosa veramente momentanea di un minuto, e con le candele che sono state accese per ricordare appunto Don Roberto. Tempo viene recitato il rosario e i fedeli, come vedete, raggiungono la chiesa di San Bartolomeo in fondo a Via Milano. Siamo qua in piazza San Rocco, luogo tristemente noto purtroppo perché 3 anni fa Don Roberto è stato ucciso qua. Quindi fiaccolata, o meglio le candele per accompagnare il ricordo del sacerdote, come vedete il gruppo è stato compattato. E adesso in via Milano andranno con le candele fino alla chiesa di San Bartolomeo. Faccio vedere solo un pezzettino, saluto i nostri amici che sono con noi, che ovviamente ricordano Don Roberto a modo loro. Grazie, un saluto ancora, ripeto, ancora qualche minuto proprio per farvi vedere questa intensa partecipazione di tanti fedeli. Lo ricordiamo, il luogo dell'omicidio è intitolato a Don Roberto, Largo Don Roberto Malgesini, ecco la croce ed ora vanno fino a San Bartolomeo. Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Davvero tanti comaschi che stanno ricordando Don Roberto questa sera, a 3 anni esatti dal suo terribile omicidio. Questa era stata la mia. C'è anche il Presidente del Consiglio Comunale sul fidanzato e la consigliera della provincia Maria Grazia Sassi, sul fidanzato rappresentante del Comune e il Presidente del Consiglio Comunale. Bene, con la polizia locale chiude il corteo, ripeto, siamo in via Milano, il corteo che porta anche la statua della Madonna fino alla chiesa di San Bartolomeo.
per chiudere questa solenne celebrazione. Prima la Santa Messa e adesso appunto questa processione con le candele accese per ricordare Don Roberto. Lo ricordiamo anche noi con una preghiera e con un abbraccio a lui e alla sua famiglia. Grazie per averci seguito. Un saluto e buona serata.